hanno trovato impiccato tra due prolunghe. Io scrivo di costoro confinato dentro un bunker, ma se faccio il disco d'oro mi odieranno su Rap Burger. Oh, eccoci qua, bentornati in diretta. Questo era il bellissimo pezzo di Nitro, Rotten. Siamo qua con Cristina e Alessandro. Bene. Dopo ci canta un bellissimo pezzo di Gigi D'Alessio. Oppure Nino D'Angelo, popcorn e patatine. No, Montagne Verdi è il suo pezzo forte. Montagne Verdi, dopo sì, dopo gliela facciamo cantare. Cri, ecco perché ti sei strizzato le palle prima. Sì. Nel fuori onda. Quella era per i cugini di campagna. Ah. ma anche Montagne Verdi, guarda che ha un po' di acuti, Cri, allora, a parte il mondo musicale, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita, oltre che cantare? Allora, io sono una studentessa di farmacia. Fuori corso. Fuori corso perché appunto sto cercando di mettere insieme due cose che sono proprio completamente diverse, quindi la musica e la scienza. E quindi ho sempre studiato parecchio e sto cercando di finire questi benedetti esami. Quindi principalmente mi sdoppio nella mia esistenza tra queste due cose, che è abbastanza impegnativo. Quanto ti manca? Ma 15 speriamo... anni. Ma se la smettono di bocciarmi ad un esame, mamma mia, mi mancherebbero 4 esami. Ti inchiodi sempre là. Dai, secondo me, allora Ale, dimmi la verità, così ti interpelliamo. Vai. Cioè, voi per andare a convivere state aspettando che lei finisce, giusto? E allora lei si fa bocciare apposta. È palese la cosa, Ale. Dovrò inventarmi qualcos'altro. Fai una cosa, trovati una bella thailandese che ti viene a fare le pulizie, che vedi che si fa promuovere. Ma io quello l'ho già proposto. Quello l'ho già proposto. Bravo. Sì, bocciato. Non va bene. Ti manca tanto allora? No, sono 4 esami. Un annetto dovrei aver finito. Un annetto. Sì, sono esami lunghi. Ma dopodiché aprirai una farmacia? Purtroppo no, ci vogliono tantissimi soldi per aprirla. Beh, comunque tu ricordati che quando aprirai una farmacia, noi potremo usufruire gratuitamente dei prodotti che ci sono all'interno. Ma anche No, io spero di no, ma se ne ho di bisogno. Ma ci sono tanti prodotti in farmacia. Hobbit, non sappiamo che voi avete bisogno del Viagra, ragazzi, lo sanno tutti, Che cosa ha bisogno? Lui ha bisogno del catetere. Del clistere. Vabbè, torniamo a noi. Cri, oltre a queste passioni, cioè questo... La farmacia e altre passioni. Passione per la farmacia. Ma allora, passione per la farmacia. Stavo pensando alla domanda dopo e dovevo dire quella prima. Beh, allora, ultimamente mi sono appassionata molto, anche perché appunto realizzo, non ve l'ho detto, videoclip musicali, non completamente io. È Alessandro che fa le riprese. Oh! Ma allora qualcosa la fai anche te. Quindi possiamo scroccare anche agli ospiti di stasera qualcosa. Sì. Vedi, abbiamo trovato chi ci fa il videoclip gratis. È sempre bello trovare questi ospiti che poi volontariamente si offrono. Esatto, ha detto che settimana prossima, che arriviamo a toccare i 10.000 mi piace alla pagina, ci realizza un favoloso videoclip gratuitamente. No, ma attenzione, io faccio solo le riprese. Faccio solo le riprese. Sì, bisogna precisare. Allora, lui fa il principiante regista, quindi fa le riprese, eccetera, eccetera. Però poi abbiamo un ragazzo veramente bravo di Mediaset dietro che fa il montaggio. Che si chiama? Video. Si chiama Daniele Maccarone. Daniele Maccarone di Mediaset. Ci regia. Gratis che poi, il video. Maccarone, io ti conosco perché giocavi nell'Empoli, adesso ti sei ritirato e sei data ai videoclip. No. Quindi allora, io ti apprezzo già dai tempi che giocavi nell'Empoli. Se vuoi tirarci dentro a Mediaset, Hot Pot, fidati che è un programma che tira. Che spacca! Che tira, potremmo andare in onda da mezzanotte, che ne so, al posto di Emi Gratis, o no? Beh... Tanto c'è Hobbit che un culacchione riesce a farlo bene. E potremmo fare, io faccio, potremmo spaccare un martello pneumatico.
Vabbè, torniamo a noi. Comunque, ciao Daniele Maccarone, ricordati il nostro nome del programma. Sì, bravissimo lui, davvero eccezionale, eccezionale professionista. Proprio e professionista allora 100%, certo, certo. Bene, 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 bene. Siamo certo. contenti di questa cosa qua. Sì, sì. E quindi amo particolarmente... Ho fatto anch'io dei video, nel senso prima che lui prendesse in mano le redini e li facesse molto meglio di me. Però mi appassiona anche la fotografia, quindi video, eccetera. Sì, mi sì, piace. È una cosa che abbiamo in comune perché anche a me piace, però non so farli. È difficile. No, no, vorrei fare un corso, ma... Ah, sì. Sarebbe anche a me utile molto. Dovresti anche trovare il tempo per farlo. Te. Bravo, bravo, perché non è facile. Ma penso anche te, da quello che ho capito, di trovare tempo. Sì, sì. Ale, 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 sa cucinare? Ha imparato ultimamente. Sì? Qual è il piatto che ti riesce meglio? Beh, dai, risotto. I risotti in tutti i modi vengono molto bene. Dillo, fra. Ale, Ale, Ale. Invece un piatto che t'ha fatto che faceva cagare. A me, ti lo dico, dai, qui puoi dire tutto. Non mi viene in mente. O la va, no, la va. Beh, ma capita, capita spesso, però capita in spesso. Particolare non mi viene. Cosa, una cosa che ti piace dalla tua ragazza che invece non ti piace? Una cosa che mi piace è che tenera, è sempre lì, no. Sempre col sorriso. E invece una cosa che non ti piace? Aia. Una cosa che non mi piace... Sì, è tanto, disordinata. Beh, ma poi ci sono tante cose, non so quale dire. È proprio... ragazzi, qual è la cosa più importante? È proprio innamorato, perché per perdonargli che si fa bocciare sempre per non andare a convivere è proprio innamorato. No, ma a dire la verità è un esame che è stata bocciata già due volte. Quindi... Ah, vabbè. Tanto lui, qui sì, abbiamo il record delle bocciature qua. Sei in prima media. Allora, una volta in prima, una volta in seconda. Poi seconda, poi ho lasciato stare, non ho fatto la lettera di dimissioni, ma l'hai bruciata la terza volta. Sì, io invece ho provato a leggere, solo a leggere i suoi libri, era meglio se lasciavo stare. Beh, immaginiamo, deve essere difficile, difficile. Bene, 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 noi adesso andiamo ad ascoltarci Amy Winehouse, You Know Him No God. Ecco, se non sapete l'inglese silenzio. E dopo torniamo con l'intervista Hot di Hot Pop. Yeah.
Ah, bene, bentornati qui in diretta su Hot Pot. E siamo arrivati al momento clou, Hobbit. Qual è? È il momento hot di Hot Pot. Siete pronti, ragazzi? Ale, sei pronto? Come se... Ale, a che età la prima volta? 16. 16? No. Lei lo sapeva? Sì. Se n'è accorta? Poi diceva, ma non sento niente, però... Ah, quindi non se n'è accorta? Non se n'è accorta, però. Sai, sei nudo, quindi te ne accorgi, però... Se ne accorgi, però non se n'è accorta. Chi lo sa, poi è passato tanto tempo ormai. Ormai sì, in effetti. Oh no. Samu, fai una domanda ad Ale, dai. Sul sesso. Ma non era Cristina le domande. No, hanno detto che noi siamo bastardi dentro. Cazzo fa? Mi fa domande. Dai, Ale, te la faccio io. Qual è il posto più bello dove hai fatto l'amore? In macchina, classico proprio. Classico? Classico, in macchina. Cri. Sì, dai, qua, rispondi te. Qua. Il dai. Posto dove ti piacerebbe invece farlo? Ma io sono molto tradizionalista sui luoghi, Anche sì. Perché, sì, posti strani che piacciono alla gente a me mi intimoriscono generalmente, mi bloccano completamente, cioè quindi proprio io tranquillo, casa, normale, in vari luoghi della casa va bene, però poi fuori non è che proprio... Beh, in spiaggia una volta è successo. Vabbè, sì, in spiaggia, ok. Non ti, cioè... Però dai, era, cioè, in spiaggia è bello, sei di fronte al mare, sì, così, sì. Invece tipo in aereo dicono queste cose qua, a me proprio non piacerebbero. Non sei esibizionista un po'? No. No, non no, ti piacerebbe no. Il rischio di essere vista? Ma a me per niente, devo dire. Neanche a te, Ale? No. È... Ce l'ha piccola anche Ale, abbiamo capito? No. Scherziamo, Ale. Può essere. Vabbè, tanto... No, beh, però hai 7 anni, Non è vero! Ma, Ale, se, anche se ce l'hai piccolo puoi stare tranquillo perché con Samu e con Hobbit saresti a casa. No, ma io poi non ho niente... Ma sai perché dice così? Perché lui è amante dei 40. È amante per i 40. Bestia. Allora, ognuno i suoi gusti, eh. A me piace la patata. Allora, i tuoi gusti. Torna a giocare con i mini pony. Che noi si è offeso. No, basta, Sei il regista, non rompere i coglioni. Sei offeso. Hobbit, vai via l'anello, vai. Allora, Cree, quanto conta il sesso nella tua vita di tutti i giorni? Allora, sicuramente è molto importante. Il problema è quando hai troppe cose da fare che ti prendono tantissimo tempo. Quindi vorrei avere molto più tempo libero, sicuramente. Vorresti avere giornate di 30 ore. Sì, assolutamente. Sì, assolutamente, perché mi manca veramente il tempo di respirare ultimamente. E poi quella è una parte, secondo me, fondamentale della vita di una coppia. Sì. Invece per te, Ale? Non ho capito la domanda. Quanto conta? Cioè, era talmente concentrato sulla risposta che non ha sentito la domanda. Quanto conta il sesso nella vita di tutti i giorni? Il sesso è importante, lo sanno tutti. Però diciamo che ci sono anche cose molto più importanti. Bravo. C'è Max che ha una domanda per voi. È ambivalente. Ambivalente. Depilazione totale o tutto pelo? Io ho tutto pelo. Ambivalente, quindi pure. Cioè, la via di mezzo, okay. Senza evitare di strapparvi a tutto, senza però tutta la foresta dell'Amazzonia, okay. Diciamo. Ho scelto due piccioni con una palla. Molto bene. Cree, la prima cosa che guardi in un uomo? Ah, esteticamente gli occhi, mi piacciono molto. Sì, infatti di Ale ho notato subito gli occhi azzurri. Ustia. Verdi, anzi verdi. Non sa neanche i colori. E poi li ha notati. No, perché aveva le...